Inevitabilmente di volley tutto in una notte, una gara che vale una stagione, una gara che vale lo scudetto. Appuntamento stasera alle 20:30 al Pala Barton con la SIR che ospita Civitanova. Chi vince si cuce sul petto il tricolore. Tutto pronto al Pala Barton. Alle 20:30 si accenderanno proprio qui i riflettori sulla sfida più importante della stagione. Comunque vada, questa sera la gara non avrà più altre possibilità di riscatto e appena cadrà a terra l'ultimo pallone sarà assegnato lo scudetto per la seconda volta consecutiva nella cornice dell'impianto perugino. E come lo scorso anno, l'una di fronte all'altra, ci saranno di nuovo la SIR Safety Conad Perugia e la Cucine Lube Civitanova. La squadra di Lollo Bernardi anche quest'anno potrà contare sulla preziosa carta del fattore campo, conquistata con merito, avendo dominato la classifica del campionato praticamente per tutta la stagione, tranne cedere la vetta per un paio di settimane all'Itas Trentino nel corso del girone di ritorno, vetta poi riconquistata nella quinta giornata, il 20 gennaio, dopo la vittoria in trasferta a Siena e la concomitante sconfitta dell'Itas 3-1 proprio per mano della Lube. Senza cullarsi sugli allori e ben consapevoli che il match si deciderà puntando sulle proprie forze, i ragazzi sono però consapevoli di quanto incida giocare tra le mura amiche davanti al proprio pubblico. Basti pensare che nel percorso playoff la SIR in 3 anni e in 18 partite disputate nel proprio palazzetto non ha mai perso. Dall'altra parte della rete torna la Lube Civitanova di Fefè De Giorgi, che quest'anno ha avuto un percorso in crescita. Arrivata al via del campionato con i maggiori favori del pronostico, dopo una campagna acquisti estiva stellare, vedi il centrale Simon e lo schiacciatore Leal, entrambi cubani ed entrambi prelevati dal campionato brasiliano, ha avuto infatti una partenza lenta, tanto che a metà dicembre i risultati sottotono erano costati l'esonero a coach Medei e la società biancorossa aveva riportato in panchina Fefè De Giorgi, che dopo una lunga e a tratti vincente parentesi all'estero era tornato alla guida della Lube, che proprio con il tecnico pugliese aveva vinto il suo primo scudetto della storia nel 2006 dopo un lunghissimo inseguimento. Da lì la Lube ha spiccato il volo, tanto da raggiungere traguardi importanti come la Super Final di Champions a Berlino. La formazione marchigiana, vincendo gara 2 e gara 4 rispettivamente 3-1 e 3-0, ha allungato la serie di finale scudetto fino a gara 5. Stasera il match verità. Sarà la 41esima volta che le due squadre si affrontano nella loro storia, a partire dal 2012, con 21 match vinti da Perugia e 19 da Civitanova. Adesso parliamo di calcio perché il Perugia si ritrova ai play-off, appuntamento.